Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa terza catechesi sui sacramenti ci soffermiamo sulla confermazione o cresima che va intesa in continuità con il battesimo, al quale è legata in modo inseparabile. Questi due sacramenti, insieme con l'Eucaristia, formano un unico evento salvifico, che si chiama la iniziazione cristiana, nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature, membra della Chiesa. Ecco perché in origine questi tre sacramenti si celebravano in un unico momento, al termine del cammino catecumenale, che era normalmente nella veglia pasquale. Così veniva suggellato il percorso di formazione e di graduale inserimento nella comunità cristiana che poteva durare anche alcuni anni. Si faceva passo a passo, no? Per arrivare al battesimo, poi la cresima e l'Eucaristia. Comunemente si parla di sacramento della cresima, parola che significa unzione, e in effetti attraverso l'olio detto sacro cresima veniamo conformati nella potenza dello Spirito a Gesù Cristo, il quale è l'unico vero unto, il Messia, il Santo di Dio. Abbiamo sentito nel Vangelo come Gesù legge quello di Isaia, vediamo più avanti, è l'unto. Io sono inviato e sono unto per questa missione. Il termine confirmazione ci ricorda poi che questo sacramento apporta una crescita della grazia battesimale, ci unisce più saldamente a Cristo, porta a compimento il nostro legame con la Chiesa, ci accorda una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e per non vergognarci mai della sua croce. E per questo è importante avere cura di che i nostri bambini, i nostri ragazzi abbiano questo sacramento, ma tutti noi abbiamo cura che siano battezzate, e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la cresima e restano a metà cammino e non ricevano lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensiamo un po', ognuno di noi davvero abbiamo preoccupazione perché i nostri bambini e i nostri ragazzi ricevano la cresima? Ma è importante questo, è importante. E se voi a casa vostra avete bambini e ragazzi che ancora non l'hanno ricevuta e sono in età di riceverla, ma fare tutto il possibile per finire questa iniziazione cristiana e che loro ricevano la forza dello Spirito Santo. Ma è importante. Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione che deve mirare a condurli verso un'adesione personale alla fede in Cristo e a risvegliare in loro il senso dell'appartenenza alla Chiesa. La confirmazione, come ogni sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Figlio per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai sette doni che la tradizione
alla luce della Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato questi sette doni. Io non voglio domandarci a voi se ricordate i sette doni, no? Forse tutti lo diranno, ma non è necessario, eh? Tutti diranno sono questo, questo, ma no, non lo facciamo. Lo dico io a nome di voi. E quali sono i doni? La sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel sacramento della confirmazione. A questi doni intendo poi dedicare le catechesi che seguiranno quelli sui sacramenti. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita. Attraverso di noi sarà Lui. Ma guarda, sentite bene questo, attraverso di noi sarà lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Ma pensate quanto importante è questo, che viene per lo Spirito Santo lo stesso Cristo a fare tutto questo in mezzo di noi e per noi. Per questo è importante che i bambini e i ragazzi ricevano questo sacramento. Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la confirmazione, tutti noi. Ricordiamolo prima di tutto per ringraziare il Signore di questo dono e poi per chiedergli chi ci aiuti a vivere da veri cristiani, a camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato.